Segretario può procedere con l'appello. Giovanni Del Buono, Raisa, Seruti, Branchini, Bovina, Tasini, Pasqualini, Maccaferri, Paone, Paggi, Marchesini e Iacchetta. Scrutatori. Bene, allora apriamo questa seduta di Consiglio Comunale. Il punto 1 è l'approvazione del verbale della seduta consiliare del 4 gennaio 2017. Erano, se non sbaglio, erano assenti Dario Seruti e Iacchetta Marco. Sì. Bene. Abbiamo come sempre la registrazione fedele della seduta, oltre al cartaccio che avete ricevuto. Se nulla osta, pongo in votazione il primo punto, verbale della seduta consiliare del 4/2017. Chi è favorevole alzi la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chi si astiene? 1. Dario Seruti. Il punto numero 2 è l'approvazione del verbale della seduta consiliare del 2 febbraio 2017. Tutti presenti. Anche qui, se non ci sono particolari richieste, pongo in votazione il punto numero 2. Chi è favorevole alzi la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E il punto numero 3 è la unanimità. Sì, unanimità. Il punto numero 3 è l'approvazione del verbale della seduta dell'8 febbraio 2017. Era assente Rita Paone. Anche per questo punto, se non ci sono richieste, pongo in votazione il punto numero 3. Chi è favorevole alzi la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chi si astiene? 1. Rita Paone. E passiamo al punto numero 4. Il punto numero 4, surroga del consigliere dimissionario Davide Ori, della lista punto di svolta e convalida del consigliere subentrante. Come sappiamo, Davide Ori si è dimesso dal ruolo di consigliere comunale in quanto è andato a lavorare in Germania e quindi per un lungo periodo di tempo ivi risiederà e quindi ha dato le sue dimissioni, che sono poi state personalmente presentate come previsto dalla normativa. Abbiamo poi proceduto con la richiesta al successivo membro, come da elezioni del 2014, Lisa Magnanini, la quale ha poi presentato la sua rinuncia, e abbiamo quindi provveduto alla richiesta dell'ulteriore nominativo, eccola qua, adesso li ho in fila, che è Maria Ida Quattrini, il numero 11 della lista, punto di svolta, e Maria Ida Quattrini ha accettato. E avete potuto, credo, visionare i documenti, comunque insomma la documentazione e tutto l'iter seguito dall'ufficio è completa. E chiedo se su questo punto ci sono delle richieste di chiarimento. Bene, se non ci sono interventi, metto in votazione il quarto punto all'ordine del giorno, la surroga del consigliere dimissionario Davide Ori.
e la convalida del consigliere subentrante Maria Ida Quattrini. Chi è favorevole alzi la mano. 11, 12, unanime. Certo. Chiedo la votazione anche per l'immediata esecutività, in questo modo Maria Ida Quattrini potrà immediatamente prendere il suo posto in Consiglio Comunale. Chi è favorevole alzi la mano. 12, unanime. Benvenuta Maria Ida Quattrini in Consiglio Comunale, puoi prendere il posto. Grazie a te per aver accettato di lavorare in questa seconda parte del mandato insieme a noi. Bene, passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Questo si vota normalmente come punto all'ordine del giorno. Modifica composizione della commissione consigliata. Un secondo, un attimo solo. Il quinto punto all'ordine del giorno è la modifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti, affari generali, bilancio e ambiente, lavori pubblici, urbanistica, sviluppo economico e agricoltura. È ovviamente una delibera conseguente alla precedente e in questa fase la proposta di delibera è quella di andare a sostituire il consigliere Davide Ori da parte del consigliere Maria Ida Quattrini nelle commissioni in cui era presente Davide Ori e quindi di modificare la composizione delle commissioni consiliari permanenti affari generali e bilancio nella quale Maria Ida sostituisce Davide e la stessa cosa per la commissione ambiente, lavori pubblici, urbanistica, sviluppo economico, agricoltura. Quindi la commissione affari generali e bilancio risulta ora così composta: Tasini Maria, Branchini Laura, Quattrini Maria Ida, Maccaferri Giuseppe, Marchesini Serena, e la commissione ambiente, lavori pubblici, urbanistica, sviluppo economico e agricoltura risulta composta da Bovina Marco, Quattrini Maria Ida, Pasqualini Roberto, Paggi Piero e Marchesini Serena. Ah, manca una R, hai ragione. L'ho letta ma non c'è. Bene, chiedo se ci sono domande su questo punto. Altrimenti pongo in votazione il punto numero 5, modifica composizione delle commissioni consiliari permanenti, affari generali e bilancio e ambiente, lavori pubblici, urbanistica, sviluppo economico e agricoltura. Chi è favorevole alzi la mano. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, sì, 11, scusate, chi si astiene? 1, Maria Ida Quattrini. 12 voti favorevoli. 12 favorevoli e uno astenuto, perché adesso siamo in più, sì. Hai ragione. Votiamo, chiedo di votare anche per l'immediata esecutività, anche perché abbiamo almeno due commissioni da fare entro la fine di questo mese. Mi riferisco alle due commissioni territorio in programmazione e probabilmente ne avremo anche una relativa al bilancio, ancora non. Chi è favorevole alzi la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Chi si astiene? 1. Bene. Allora, sul punto numero 6, invece, dal gruppo di maggioranza ho ricevuto la richiesta di proporre il rinvio. Approvazione del regolamento per la concessione d'uso di locali e beni comunali. E motivato dalla necessità di approfondire alcuni aspetti, in particolare riferiti all'uso e alle esclusioni dell'uso delle sale. E il rinvio però va votato, e quindi questo significa anche che insomma ripasseremo dalla commissione, e quindi questa è la proposta. Se va bene lo pongo subito in votazione. Giuseppe Maccaferri. Sì, era anche il nostro intendimento, perché ci sono punti che anche a noi non sembrano chiare, quindi volevamo richiedere il passaggio di nuovo in commissione.
Maria Tasini. La considerazione nella rilettura che avevamo fatto era venuta anche da parte del nostro gruppo, quindi si proponeva un rinvio e ovviamente dopo un ulteriore passaggio in commissione, perché ci sono alcuni aspetti da chiarire, secondo noi anche proprio dal punto di vista tecnico oltre che di scelte. Quindi se siamo d'accordo proponiamo il rinvio. Quindi, segretario, io pongo in votazione il rinvio del punto numero 6 all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, unanime. E passiamo al punto numero 7. Regolamento comunale per l'esecuzione di scavi su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico. Su questo punto cedo la parola all'assessore Dario Ceruti. Ti serve? No, ce l'ho, grazie. Buonasera. La proposta di regolamento comunale è andata in commissione territorio due volte. Una prima volta è stata presentata, in una seconda volta ne sono state discusse i vari punti e le varie osservazioni proposte dai componenti della commissione. Ai consiglieri della Commissione Territorio, oltre alla versione ufficiale che viene allegata alla delibera, è stata inviata anche una versione con evidenziato le modifiche apportate nell'ultima stesura, proprio volte ad andare incontro a quelle che erano le osservazioni proposte dai componenti della Commissione stessa. Essendo stato presentato due volte, succintamente ne analizzo gli aspetti fondamentali, poi ovviamente mi rendo disponibile per eventuali domande. Esiste già un regolamento degli scavi, se ne propone la modifica e la sostituzione con questo nuovo per far fronte a un problema principale che si riscontra, che è lo stato di conservazione delle strade. Spesso a causa degli scavi, soprattutto della modalità con cui vengono ripristinati le pavimentazioni stradali a seguito degli scavi, si verificano dei problemi determinati dal fatto che i ripristini non vengono eseguiti in modo corretto. Lo scopo quindi del regolamento l'obiettivo del regolamento è quello di migliorare la qualità delle strade, regolamentando in modo dettagliato sia la programmazione degli scavi e ove non programmabili in quali per i nuovi lasciamenti o per tutti gli interventi di manutenzione non programmata per riparazione, nel regolare in modo dettagliato le modalità di ripristino. Modalità che vengono suddivise, e non entro nel dettaglio, in funzione delle varie tipi di pavimentazione stradale, quindi asfalto, cemento, autobloccante posato su massetto oppure su stabilizzato, ma anche, perché comunque fa sempre parte di suolo pubblico, eventuali scavi che possono essere condotti in aree verdi. La caratteristica principale del regolamento è quello di individuare in modo chiaro e per tutti quella che prima era un'opzione che era data in campo all'ufficio tecnico per particolari condizioni, che è l'introduzione di una cauzione. Con la cauzione, che può essere versata fisicamente oppure garantita tramite fideiussione, il Comune si riserva, in un periodo che, se non ricordo male, di 6 mesi, di verificare dopo un ripristino provvisorio se il manto stradale e il ripristino è stato ripristinato in modo corretto ed eventualmente svincolare le cauzioni. Quindi esistono anche le tabelle che in funzione del tipo di pavimentazione al metro quadro individuano i valori col quale calcolare la cauzione. E la cosa importante, come dicevo, c'è un ripristino provvisorio, un lasso di tempo di 6 mesi, dopo il quale viene fatto un ripristino definitivo. Si ritiene infatti che è importante lasciare attendere un certo lasso di tempo affinché i terreni smossi, seppur ripristinati con stabilizzati, con misti cementati, con prodotti quindi che hanno una buona tenuta, abbiano il tempo di assestarsi. E soprattutto si impone che
se lo scavo ha una determinata lunghezza, il ripristino definitivo, oltre a interessare la sezione dello scavo, venga allargato di 1 metro per parte, ovviamente in questa parte soltanto con una scarifica dello strato di usura superficiale, in modo da garantire un'asfaltatura di una lunghezza tale da consentire un buon attecchimento e un buon mantenimento del nuovo manto. Altre cose particolari, vengono evidenziate le modalità per chiedere la concessione, che è abbinata in tutti i casi in cui sia necessario anche all'individuazione, oltre che della cauzione, anche dell'importo connesso con la tassa di occupazione del suolo pubblico, ovviamente se dovuta, le modalità per la richiesta delle concessioni sanatorie per tutti quegli interventi, per esempio quelli che vengono realizzati in condizioni d'urgenza per riparazione danno che non seguono il normale iter, e altra cosa importante, viene individuata soprattutto nei confronti degli enti il concetto di programmazione. La programmazione sia da parte degli enti gestori di servizi, quindi e distribuzione, ATG, ERA, Telecom principalmente, sia il Comune, si devono periodicamente accordare su quelli che sono gli interventi importanti, non quelli non prevedibili, che possono interferire con le manutenzioni stradali. È evidente che il Comune non metterà in programma la manutenzione di una strada nel quale uno dei gestori ha individuato l'intenzione di lì a breve di andare a fare lavori di manutenzione importanti, né un gestore può pensare di venire a realizzare un intervento importante non imprevisto su una strada che è stata appena asfaltata e rovinarla, passatemi in termine, non appena fatta. Ovviamente l'intervento potrà essere possibile, però è specificato che in casi di questo tipo l'ente gestore si deve accollare l'intera riasfaltatura della strada, se l'intervento è stato fatto entro un lasso di tempo di 3 anni. Ora come ora non mi vengono in mente altri aspetti salienti e quindi mi rendo disponibile per domande. Grazie Assessore. Chiedo se ci sono interventi su questo punto. Piero Paggi. Grazie Presidente, ringrazio anche l'Assessore per la spiegazione. Devo dire che noi vediamo con favore i principi che sono alla base di questo regolamento e probabilmente anche i motivi che l'hanno ispirato, che sono anche quelli che ha spiegato adesso l'Assessore. Prendiamo atto anche che ho visto le modifiche che sono state fatte, alcune erano state anche chieste da noi in Commissione, però in noi rimane la certezza, non il dubbio, la certezza che sia un po' troppo complicato, che renda troppo complicato l'approccio a una possibile utilizzo di questo regolamento da parte dei privati. Cioè, mentre per un ente, giustamente, l'amministrazione si deve, diciamo così, coprire le spalle da eventuali responsabilità, nei riguardi di un privato, secondo noi, va a complicare la vita. Bisogna ricordare che mentre un ente che interviene sul territorio comunale lo fa per operazioni che sono a scopo di lucro, diciamo, perché lo fa per pose di cavi o condotte che poi utilizza per un servizio dal quale si fa pagare dai cittadini, il singolo privato lo fa per una necessità, che sia una rottura, una manutenzione o qualcosa del genere. Quindi noi avremmo visto con più favore una sezione dedicata al privato che semplificasse tutto l'iter al quale il cittadino dopo poi deve attenersi per eventuali lavori. E quindi non, adesso se voglio sentire un po', di questo ne avevamo parlato un po' anche in commissione, però sì, le rassicurazioni dell'assessore non ci avevano convinto del tutto. Ecco. Io posso aggiungere che già rispetto alla stesura precedente alcune cose sono state modificate e vanno incontro a questo, a
questa vostra osservazione, faccio esplicitamente riferimento all'omogeneizzazione delle tariffe, soprattutto per la concessione in sanatoria. E ribadisco quello detto in commissione, che fatto salvo pochi casi, che comunque ci sono, non è che non esistano, il 90%, secondo me, se non di più, degli interventi saranno interventi realizzati dal gestore, perché la maggior parte degli interventi ormai li realizza il gestore. La cauzione che è prevista, non mi ricordo con precisione, ma credo che sia 100 euro, diciamo così, la franchigia, quindi per cauzione lì sotto dei 100 euro non si procede alla realizzazione della cauzione. Per il resto, e non vedo dei gravami al privato molto diversi da quello che già il regolamento attuale prevede, perché comunque la richiesta va fatta, si deve fare comunque uno schema planimetrico con individuazione del tipo di intervento, e già molti comuni limitrofi al nostro, di dimensioni più o meno analoghe o poco più grandi, prevedono il doppio passaggio in termini di ripristino provvisorio e definitivo. Quindi, sinceramente, a carico del privato non vedo un grande sforzo in più. Vedo, e ho detto anche in commissione, uno sforzo invece da parte dell'ufficio tecnico. Non è che questo lavoro, se va a regime e garantirà quello per cui ci siamo prefissi di istruire il regolamento, cioè, se raggiungiamo l'obiettivo, sarà un obiettivo comunque oneroso per il comune, perché comunque sarà un intervento, uscire due o tre volte a seconda del tipo di intervento per poter arrivare allo svincolo. Però credo che ne valga la pena. Grazie Assessore, mi sento di dover aggiungere che il desiderio di venire a un regolamento di questo tipo era presente da tempo, perché comunque negli anni ne abbiamo viste molti di interventi eseguiti, nella maggior parte da enti, cioè da ditte grosse come gestori, insomma come Enel, piuttosto che Telecom o ERA, che spesso subappaltano poi a ditte le quali si scordano dove hanno fatto il lavoro e di tornare a vedere, qualche volta anche da privati, però anche il privato quando taglia una strada, in realtà gli interventi grossi dei privati non sono, perché di solito quando sono aziende sono poi delle ditte che intervengono e hanno ma anche i privati poi hanno sempre dei tecnici che presentano le progettazioni, quando si tratta di reti quasi sempre sono i gestori stessi che vengono. Comunque anche il privato che taglia la strada, magari asfaltata due o tre anni prima e in quelle pochissime asfaltature che è capitato, e poi dopo hai dei cedimenti, eccetera. E credo che insomma sia nell'interesse dell'ente riuscire a gestire meglio queste dinamiche, perché altrimenti poi ci troviamo noi a dover intervenire con gli operai piuttosto che con delle manutenzioni un po' più onerose. Dopodiché i regolamenti io ritengo sempre che li si valutano quando si applicano e possono anche essere corretti, ma di solito è così, prenderci in modo perfetto la prima botta è difficile, anche perché la perfezione non esiste e ci sono, poi gestendolo e applicandolo si capisce se può essere corretto o no, però ritengo sia un lavoro importante questo che è stato fatto. Chiedo se ci sono altri interventi o se non ci sono. Giuseppe Maccaferri. No, intervengo per chiarire ulteriormente quello che il collega Paggi ha specificato. Qui non è che si mette in discussione la necessità da parte del Comune di un regolamento in questo senso. Il messaggio che si vuole lanciare e che vale per questo regolamento, come presumiamo per tutti gli altri che verranno, è che il regolamento serve da un lato ai cittadini per capire come si devono muovere, avere delle regole certe su cosa devono fare, possono fare, dall'altro deve anche il regolamento scendere nei dettagli, perché abbiamo visto a volte sono coinvolte delle aziende, delle tecniche, delle leggi, dei regolamenti a livello nazionale che vanno comunque tenuti in conto e rispettati. Allora, a nostro avviso, questi regolamenti dovrebbero essere fatti
in due parti distinte, in due sezioni. E questo ne è il classico esempio. Una parte in questo caso che riguarda le attività del privato cittadino, che come dice l'assessore potranno essere una piccola percentuale, però possono esserci, in cui il cittadino lo legge in maniera comprensibile, è scritto chiaramente cosa deve o non deve fare e procede. E poi tutta l'altra parte che riguarda invece chi ci lavora in questo settore, le aziende che hanno magari esigenze di applicare delle tecniche tipo abbiamo visto il trunchless o il micro tunneling, cose che il privato manco sa cosa siano, una parte dettagliata che descrive queste cose che se la guarderanno le aziende e gli specialisti del settore. In questo modo noi creiamo dei regolamenti che pur essendo completi e dettagliati per quello che serve, sono comunque fruibili dal cittadino, altrimenti con un regolamento del genere un cittadino è costretto a rivolgersi a un tecnico che glielo interpreta e gli dice alla fine che cosa deve fare. Quindi noi interponiamo ancora più burocrazia fra il cittadino e il comune e noi crediamo che questo si possa abbattere, questo ostacolo, orientando il regolamento in questi termini, cioè una parte che riguarda il privato cittadino con solo le cose che interessano a lui e l'altra parte che riguarda invece le aziende specializzate nel settore. Lo stesso regolamento è suddiviso in queste due parti, molto più fruibile a nostro avviso. Questo era il messaggio che si vuole lanciare. E poi un altro punto che era emerso riguardo a questo regolamento e che abbiamo affrontato in un primo passo in commissione era la quota non cauzionale, che quella reputiamo sia corretta perché è a tutela del buona esecuzione del lavoro, ma quello che sono chiamati gli oneri di segreteria o gli oneri di istruttoria. Abbiamo chiesto di abbassarli e poi, dibattendo fra di noi, abbiamo pensato che forse nel caso del privato cittadino, cioè di colui che deve fare il lavoro per necessità ma non ne trae profitto, questi oneri andrebbero azzerati. Andrebbero azzerati secondo noi perché nell'esempio che si cita nel regolamento, l'uso del plotter, delle stampanti, dei computer, il cittadino residente a Castellodaggio di fatto queste cose le paga già. Cioè, se per ipotesi ci fosse un anno in cui nessuno fa richiesta di fare gli scavi, non è che quel plotter, quel PC, quella stampante non ci siano più. Sono lì e sono pagati con le tasse dei cittadini. Quindi noi reputiamo che questi interventi per il privato cittadino siano residenti debbano essere gratuiti, mentre invece per le aziende che su questi interventi poi traggono profitto, allora lì si applicherà una tariffazione, anche perché queste aziende di infatti le tasse molte volte non le pagano in questo comune, perché sono aziende che vengono da fuori. Quindi noi proporremo anche questa particolare sensibilità. Non è stato possibile metterla in emendamento, perché richiede una variazione radicale al regolamento, e quindi reputiamo che forse bisognerà discuterne ancora di questo regolamento prima di approvarlo, se si vuole accogliere queste istanze. Grazie. Dario, saluti. Allora, parto per comodità dal discorso dei diritti di segreteria. Il plotter c'è, il computer ci sono, le stampanti e i tecnici altrettanto, ma allora questo vale per qualunque pratica che viene fatta a livello comunale, dalla carta d'identità alla presentazione di una scia o il permesso di costruire o l'occupazione del foro pubblico, qualunque altra istanza per la quale sono previsti i diritti di segreteria. Quindi non è in assoluto impossibile escluderlo, ma sarebbe una singolarità escluderlo per questo regolamento e non per altri. Per quanto riguarda la suddivisione in maniera diversa del regolamento, suddividendo le parti prettamente di competenza per il singolo cittadino e quelle per quanto riguarda le imprese, a parte la fatica di doverlo scrivere, non credo che cambi la sostanza, i contenuti. E tantomeno non esenta il cittadino da dover fare riferimento a un tecnico per l'individuazione per la presentazione di una pratica e l'individuazione delle planimetrie, perché questo già
è così anche con il regolamento attuale. Quindi, sinceramente, non lo trovo efficace. Mi chiedo se ci sono altri. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto numero 7, regolamento comunale per l'esecuzione di scavi su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico. Chi è favorevole alzi la mano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4. E passiamo alla parte relativa al bilancio. Il punto numero 9 è l'approvazione del programma per l'affidamento. No, il punto numero 8, scusate, è l'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP periodo 2017-2019. Molto brevemente, abbiamo del resto illustrato il DUP in commissione bilancio. Ricordo solo che questo è un documento unico di programmazione molto importante a cui dobbiamo, come dire, che dobbiamo abituarci a consultare ogni tanto e anche a cui dobbiamo fare riferimento, ricordandoci anche di aggiornarlo in base alle nuove esigenze, istanze o necessità di programmazione. Perché è lo strumento principale con cui l'ente programma le proprie attività e al quale poi di conseguenza si adegua il bilancio. Oltre alla relazione iniziale che richiama le normative e i dati generali, anch'essi utili, ricordo brevemente che sono state inserite alcune novità. In particolare, ora vado un po' a memoria, anche se in particolare è stata inserita la riqualificazione e il miglioramento sismico della scuola primaria del capoluogo, missione 4, programma 2. È stata inserita l'adesione alla rete rifiuti zero e è stata inserita anche l'adesione all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena e Bologna. Questi due argomenti hanno a che fare con i rifiuti e con l'energia e saranno oggetto poi di una prossima commissione bilancio, insomma una di quelle due che sono in programmazione. Abbiamo inserito il tema dello studio di prefattibilità in corso sulla fusione dei 4 comuni. Penso di averlo passato, comunque immagino che l'avrete visto. È la missione 1, costituzione del piano di prefattibilità ai fini della fusione tra i comuni di Castello d'Argele, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale. Ovviamente poi il DUP prende atto degli investimenti previsti per il 2017 e di tutto ciò che è stato inserito nel piano delle opere pubbliche 17-19 e quindi, qui sono a pagina 74, nella missione 10 il tema delle piste ciclabili, con particolare riferimento al recente bando periferie con il quale abbiamo avuto, come dire, l'assegnazione di importanti, ingenti risorse che prevedono per l'Unione della Galliera circa 35 km di piste ciclabili. Sul nostro territorio siamo interessati a quella che alla completamento di quella che collega Voltareno al capoluogo, ad Argile, alla pista ciclabile che collegherà Argile a Pieve di Cento, passando a fianco della provinciale, quindi collegando poi ai due paesi la zona industriale, e alla pista che collegherà Pieve di Cento a San Pietro in Casale. Quindi abbiamo ovviamente inserito questa,
importante opera. Adesso un po' a memoria, queste sono le principali, alcune almeno, insomma, delle principali variazioni che abbiamo portato al documento unico di programmazione. Chiedo se ci sono domande, insomma, o osservazioni sul DUP. Bene, se non ci sono domande su questo punto, pongo in votazione il punto numero 8, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, DUP, periodo 2017-2019, articolo 170,1 decreto legislativo 267 del 2000, chi è favorevole alzi la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chi è contrario? 1, 2, 3. Chi si astiene? 1. Poi votiamo anche per l'immediata esecutività, che è poi necessaria agli atti successivi, in particolare l'approvazione del bilancio. Chi è favorevole alzi la mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chi si astiene? 1. E chi è contrario? 1, 2, 3. Passiamo al punto numero 9, approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2017. È ovviamente un atto propedeutico al bilancio, è un atto dovuto che si richiama a diverse normative che in sostanza definiscono il limite di spesa per gli incarichi professionali, che deve essere ovviamente recepito dal bilancio di previsione, il quale non deve prevedere per gli incarichi professionali il rispetto di questi limiti. Di questo si tratta. In particolare, se avete un po' visto l'allegato alla delibera, noi abbiamo un limite di spesa che viene di 109.000 euro e 0,64,8, va bene, per gli incarichi professionali. Ne abbiamo previsti a bilancio 50.000, dopo guardo il bilancio per essere sicuro. Sto parlando del bilancio 2017, esattamente, incarichi professionali diversi 50.000, e sono esclusi rispetto di questo limite gli incarichi, diciamo, tra virgolette, obbligatori, necessari per adempimenti, quali per esempio quello riferito al revisore dei conti, piuttosto che incarichi legali necessari alla costituzione in giudizio. Sono anche esclusi gli incarichi di progettazione legati alle opere previste dal piano triennale delle opere pubbliche. Questo è. Chiedo se ci sono domande su questo punto. È un atto dovuto, sì. Se non ci sono domande, pongo in votazione. Prego, Giuseppe Maccaferri. No, è che stavo cercando nella delibera il punto che volevo citare. Adesso subito non lo vedo, ma in sostanza la legge che viene citata in delibera dice che per quanto riguarda gli incarichi, se sono incarichi, diciamo, di carattere continuativo, c'è la formula dei cococò che va messa nell'apposita tabella. Mentre invece gli incarichi occasionali sono da mettere nella tabella dove sono stati messi in effetti quei 50.000 dell'ufficio tecnico. E siccome abbiamo visto che è già due o tre volte che viene ripetuto un incarico allo stesso personaggio, ci domandavamo questi fondi se sono destinati sempre a quello scopo, e se così fosse richiamiamo l'attenzione sullo spirito della legge, che dice che se una persona è regolarmente diciamo incaricata di svolgere dei lavori, va assunta con un contratto co-co-co o le formule previste dalla legge, altrimenti devono essere, come vuole la legge, incarichi occasionali. Va bene, insomma, prendo nota dell'osservazione per le opportune verifiche.
chiedo se ci sono altre. Se non ci sono altre richieste, pongo in votazione il punto numero 9. Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2017. Chi è favorevole alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4. Per lo stesso punto e per il motivo che è legato all'approvazione del bilancio, chiedo l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. 8. 9. Ho contato male, 9. Chi è contrario? 4. 9. Sì. Punto numero 10. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017-2019. Anche questo è un atto propedeutico al bilancio previsto dalla normativa, con il quale si individuano, come dice la parola, le aree o gli immobili oggetti di alienazioni, piano delle alienazioni, e come avete potuto verificare dall'allegato, in questo bilancio le alienazioni previste sono 3, identificate dalle apposite schede di descrizione, scheda numero 1, scheda numero 2 e scheda numero 3. Nel bilancio di previsione le aree sono 4, ma una era già prevista precedentemente, mentre le nuove aree in previsione sono le 3. Queste 3 non era già prevista quella di via Gandolfi, il lotto prospiciente al percorso vita. Chiedo se ci sono richieste su questo punto. Piero Paggi. Sì, grazie Presidente. Volevo chiedere, cioè mi aspettavo, visto che, se non ho capito male, sono stati rimandati ancora la restituzione dei mutui da parte dei comuni e delle cratere, e ricordo che alla presentazione del bilancio nella sala polivalente di Castello d'Asile era stato detto, o almeno io avevo capito, che in questo caso probabilmente le alienazioni sarebbero state tolte o rimandate, e invece adesso le trovo qui, quindi chiedevo per quale motivo si procede ancora su questa strada. Sì. La risposta è da dividere in 2 o 3 punti. Il decreto mille proroghe ha previsto il differimento dei mutui per i comuni del terremoto anche per l'anno, anche per 2017. Abbiamo però un'altra richiesta che abbiamo fatto, e che non è detto che rifaremo, perché spesso ci sono 2 o 3 finestre durante l'anno, che è quella riferita allo spazio di pareggio. Lo spazio di pareggio, sapete che il bilancio deve rispettare il cosiddetto equilibrio di pareggio, che è un meccanismo che ha sostituito il patto di stabilità ai fini del contenimento dell'indebitamento pubblico, e quindi occorrerà avere entrambi gli elementi per poi apportare una variazione di bilancio che, come ho detto anche nelle presentazioni, ci possa consentire da un lato di eliminare i 100.000 euro di entrate straordinarie previsti come utilizzo in parte corrente, dall'altro e di non, come dire, di non rendere più, ai fini del rispetto del pareggio, necessarie queste alienazioni. Quindi in realtà, in particolare sul tema delle alienazioni, esse sono legate al rispetto del pareggio di bilancio, e quindi ottenere spazio, in particolare sull'edilizia scolastica, dal governo, e la prima richiesta l'abbiamo già fatta e dovrebbero risponderci entro la fine di questo mese, ci permetterebbe di abbassare la necessità di alienare ai fini del rispetto del pareggio. Quindi le alienazioni sono più legate a questa seconda richiesta che al tema del differimento dei mutui. Non so se... Sì. L'altra cosa era... È chiaro che il bilancio ora è stato così costruito e in questo modo lo approviamo. Poi quando avremo tutto, come dire, procederemo ad una variazione di bilancio, quando avremo tutti gli elementi, insomma. Prego. No, niente, volevo solo sottolineare il fatto che, come giustamente dicevi,
Le proposte di alienazione o piani di alienazione erano quattro, di cui una è l'area in via Gandolfi, già presente l'anno scorso, e che non è ancora stata venduta, e anche l'ultima asta, se non ricordo male, è andata deserta e si è già dovuto calare di parecchio l'importo. Quindi cioè, non vedo con quale positività si possa pensare di riuscire poi a vendere queste aree, ecco, quindi la vedo una strada difficile, difficilmente percorribile. Condivido l'osservazione, nel senso che probabilmente è più semplice ottenere spazi di pareggio che vendere l'area, se non altro perché il governo 300 milioni di euro li ha stanziati e l'edilizia scolastica viene data come, come, dire, come prioritaria. E poi insomma i comuni tramite l'ANCI stanno chiedendo già adesso ulteriori stanziamenti su questo, quindi probabilmente è più facile ottenere spazio di pareggio che eseguire le alienazioni, se non abbassandone ancora il valore. Insomma, da questo punto di vista è un bilancio, come dire, è un working in progress, nel senso che lo abbiamo costruito e poi sappiamo già che, come dire, in una certa direzione lo varieremo, ma insomma, questa è la realtà. Maria Tasini. No, condivido insomma, l'osservazione che faceva anche il collega Paggi, perché anche noi su questo tema delle alienazioni, cioè, sappiamo che è stato fatto, diciamo, con beneficio di inventario, passatemi il termine, in realtà altre forme di emendamenti anche noi del gruppo di maggioranza al bilancio non intravedevamo altre strade per poter quadrare in qualche modo il bilancio con il pareggio. Anche noi auspichiamo, quanto ricordava il sindaco, credo anch'io che sia più probabile ottenere quello spazio di bilancio che veniva ricordato prima. È chiaro che non appena si avrà la conferma, anche perché formalmente dal punto di vista legislativo il bilancio come è stato presentato deve essere anche approvato o meno, ma non è che può essere rivisitato in corso d'opera una volta che è già stato presentato ufficialmente e nel Consiglio precedente. Quindi l'impegno anche nostro, insomma, come gruppo di maggioranza è quello di lavorare affinché nel caso si determini lo spazio che veniva ricordato prima, si possa eventualmente soprassedere anche al tema delle alienazioni in una qualche misura, anche perché, come ricordava il collega prima, il livello comunque di appetibilità sappiamo quello che è adesso, quindi si rischierebbe anche di svendere, tra virgolette, del patrimonio nostro, ecco, del territorio. Però è chiaro che non abbiamo avuto illuminazioni di altro tipo per intravedere altre soluzioni. Ecco, se magari i colleghi delle minoranze avevano altre idee, potevano eventualmente essere anche presentate sotto forma di emendamento al bilancio. Ecco, siccome né in sede di commissione né in sede di consiglio sono pervenute, noi francamente insomma, siamo arrivati fino lì, ecco, anche come indicazione per la definizione e la chiusura del bilancio 2017. Sì. Considerate anche che questo ci deve, come dire, aiutare a comprendere la difficoltà del fare investimenti, perché fare investimenti senza entrate straordinarie è complicato, insomma, molto complicato. Bene, chiedo se non ci sono altre domande su questo punto, pongo in votazione il punto numero 10, approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017-2019. Chi è favorevole alzi la mano. 9. No, 1, 3. No, sì. Chi è contrario? 4. Immediata esecutività, sempre in quanto legato al bilancio. Chi è favorevole alzi la mano. 9. Chi è contrario?
4. E passiamo al punto numero 11. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie che potrebbero essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie, anno 2017. Anche questo è un atto dovuto, in realtà questo diritto in proprietà o in superficie si riferisce a tre normative che sono riportate in delibera e che riguardano gli alloggi ERP, l'edilizia residenziale agevolata, oppure le residenze cosiddette comunali, insomma il diritto di superficie. Anche questo è un atto dovuto e nella delibera diamo atto che questo ente non possiede in proprietario fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie ai sensi della legge 18 aprile del 62, modificata e integrata dalle successive normative che non sto a leggere e che comunque tutti si riferiscono all'edilizia ERP o all'edilizia residenziale agevolata. Prego, Piero Paggi. Questo è il motivo per cui quelle aree di cui parlavamo prima rimangono escluse da questa legge. E anche questo, è un atto dovuto, nel senso che la norma, come atto propedeutico e bilancio, chiede di eseguire questa verifica. Se non ci sono richieste, pongo in votazione il punto numero 11, verifica della quantità e qualità di aree fabbricate da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie, che potranno essere cedute in diritto di proprietà o di superficie, anno 2017, chi è favorevole alzi la mano, 9, chi è contrario, chi si astiene, 1, 2, 3, 4, immediata esecutività in quanto legato al punto successivo, ovvero l'approvazione del bilancio. Chi è favorevole alzi la mano. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Chi si astiene? 4. E veniamo al punto numero 12. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Articoli 151 del decreto legislativo 267 del 2000 e 10 del decreto legislativo 118 del 2011. Bene, ora anche il bilancio, abbiamo fatto la seduta di illustrazione, due anche sedute di presentazione pubblica e la commissione. E quindi lo do per illustrato. I punti salienti li abbiamo poc'anzi ricordati in riferimento a quelle due variabili molto importanti che sono l'approvazione del decreto mille proroghe e la richiesta di spazio pareggio di bilancio sull'edilizia scolastica. La prima è andata in buca, speriamo che anche sulla seconda, se non tutto almeno in parte, di avere una risposta positiva dal governo, lo scopriremo fra poco. E quindi da questo punto di vista poi apporteremo le dovute e necessarie variazioni di bilancio. E per il resto, ricordo solo che sul tema dei servizi nella stragrande maggioranza non prevediamo aumenti delle rette e dei servizi a domanda individuale, mi riferisco al sociale e allo scolastico. E, poi non sto a ripetere, se volete, io la do un po' per presentata, non ho ripreso la presentazione, perché l'abbiamo vista due o tre volte. E quindi nella parte entrate abbiamo avuto, tra virgolette, la buona notizia che la base imponibile dell'addizionale IRPEF è un po' incrementata, e questo è un buon segno dal punto di vista dell'occupazionale. E ci permette anche di poter prevedere un po' di entrate maggiori. E abbiamo visto che l'IMU prevista sul 2016 è entrata, e anzi c'è qualche cosina in più, ma questo deriva dall'essere stati sempre prudenti, dal non avere mai previsto un euro in più rispetto a quello incassato negli anni precedenti.
E quindi questi sono, diciamo, fattori che ci aiutano un po' nel bilancio di previsione. E, detto tutto questo, insomma, non dimentichiamoci della, tra virgolette, povertà del nostro bilancio, un bilancio che da parte corrente supera i 4, di poco, insomma, i 4 milioni e mezzo, e che con l'entrata delle rate dei mutui ha visto fatto vedere, ha scoperto il suo punto debole, appunto abbiamo previsto 100.000 euro di entrate straordinarie applicate in parte corrente. Questo ci deve motivare e spingere a lavorare affinché, quando poi il differimento dei mutui non ci sarà più, il bilancio possa riuscire a stare in piedi senza la necessità di utilizzare entrate straordinarie in parte corrente. Cosa che non facciamo più da alcuni anni, che veniva fatta in modo, come dire, era consuetudine applicare entrate straordinarie in parte corrente, ma era anche normale averne tante, mentre oggi abbiamo visto che anche nel 2016 abbiamo preso poco più di 100.000 euro di entrate straordinarie, quindi se poi le si utilizza in parte corrente non si aggiusta neanche un marciapiede, insomma, per essere... Da questo punto di vista dobbiamo tenere alta l'attenzione. Ecco. Chiedo se sul bilancio ci sono osservazioni, commenti, richieste. Se non ci sono osservazioni, del resto abbiamo fatto, se non ci sono richieste, passo alla votazione. Votiamo il punto numero 12, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Chi è favorevole alzi la mano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4. E votiamo per l'immediata esecutività. Dopo il Consiglio Comunale, ricordo alla Giunta di fermarsi perché... facciamo giunta deliberiamo l'assegnazione delle risorse agli uffici, che quindi da domani possono essere operativi dal punto di vista del bilancio di previsione. Quindi per l'immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4. Comunicazioni. Dove le ho messe? Allora. Leggo, io ho due o tre comunicazioni, io qui leggo anche comunicazione del segretario. È un errore? No, è semplicemente più che una comunicazione, è richiamare l'attenzione su una nota che è stata inviata in data 2 marzo 2017 a tutti gli amministratori, sindaco, assessori e consiglieri comunali, per quanto riguarda le novità introdotte dal decreto legislativo numero 97 del 2016, che ha modificato in buona sostanza il vecchio articolo 14 del decreto legislativo 33 del 2013 in tema di obblighi di pubblicazioni in materia di trasparenza per gli amministratori comunali e i dirigenti degli enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Quindi tutto ciò che in precedenza era posto in capo ai comuni e comunque agli enti locali territoriali al di sopra della fascia di 15.000 abitanti viene estesa anche agli amministratori di quelle realtà che demograficamente risultano essere inferiore ai 15.000. La scadenza che è stata posta per quanto riguarda la pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale è fissata al 31 marzo del 2016,
Vi sono delle linee di indirizzo al riguardo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che però è il caso di sottolineare ed evidenziare, pur se la consultazione delle stesse è cessata il 12 di gennaio, a tutt'oggi non risultano essere ufficializzate. Quindi abbiamo uno schema di linee di indirizzo emanate dall'ANAC a riguardo di questa normativa, posta in consultazione sino al 12 di gennaio, oggi 9 marzo queste linee non sono ancora definitive. Quindi diciamo che c'è anche un'attesa al riguardo per verificare se queste linee di indirizzo, ancora oggi schema, troveranno conferma nel documento definitivo o subiranno delle modifiche, come potrebbe essere a seguito di una serie di rilievi mossi dal Consiglio di Stato e da qualche tribunale regionale amministrativo, penso a quello del Lazio, per ciò che riguarda gli obblighi di pubblicazione posti in capo ai tra virgolette dirigenti, ma meglio dire titolari di posizioni organizzative dei piccoli comuni, che in qualche modo non ritengono doversi applicare in capo a loro queste misure di pubblicità. Quindi è stata inviata la documentazione, è stata inviata il modello, che è mutuato pari pari relativamente alle indicazioni nello stesso contenuto, alla scheda numero 2, modello numero 2, contenuta in queste linee guida emanate dall'ANAC, o meglio, schema di linee guida non ancora definitive, ribadisco. Grazie segretario, cerchiamo di non dimenticarcene. No, io devo impormelo. Dunque sì, allora molto velocemente, e ve lo ricordo, ma tanto lo sapete, ci sono in programma due commissioni territorio che riguardano uno il progetto della scuola nuova di Mascherino, l'altro invece i temi che ricordavo prima rispetto alla rete rifiuti zero e all'agenzia sviluppo sostenibile, che poi ci permetteranno, insomma, auspico di fare un po' di riflessioni sui temi energia e sul tema rifiuti. E aggiungo che entro la fine del mese avremo la necessità di fare un consiglio comunale, sicuramente, perché dobbiamo approvare la TARI, il quadro economico della TARI. Dovremmo la prossima settimana approvare in consiglio d'ambito i piani finanziari rifiuti di tutti i comuni e auspico, quindi successivamente poi verremo in consiglio comunale, per cui il consiglio comunale di fine mese, insomma, avrà sicuramente almeno questi argomenti, il quadro economico finanziario della TARI, e poi, insomma, se condividiamo in seguito alla commissione l'adesione alla rete rifiuti zero e all'Agenzia Sviluppo Sostenibile di Modena e Bologna. Erroneamente attendevo questo consiglio comunale, ma poi è il consiglio che riguarda il bilancio, quindi abbiamo inviato questa mattina la risposta alla richiesta di quella mozione, insomma, poi adesso interpellanza, chiedo scusa, riferita all'autorizzazione allo scarico della ditta OZ, quindi insomma poi mi direte se siete o meno soddisfatti. Io non ho, guardo gli assessori, altre comunicazioni in merito. Sì, abbiamo, sì. Maria Tasini. Volevo solo, ho mandato una mail perché avevamo condiviso la data della conferenza dei capigruppo, poi io dovrò essere, penso, insieme nello stesso posto dove sei tu prima alle 18:30 come tecnico, perché ho saputo che nella conferenza del capigruppo verranno presentati un paio di regolamenti, quindi il mio timore era che si vada un po' oltre l'orario che ci eravamo dati come tempi, perché non so se sono cose veloci. La conferenza dei capigruppo in unione alle 18:30,
per cui non mi ricordo quando avevamo detto di, non so se ci sono anche altri temi, io sono stata coinvolta come tecnico per la presentazione del regolamento delle biblioteche in Unione, che è abbastanza corposo, so che c'è anche un altro regolamento, il timore era quello di non slittare troppo oltre l'orario. Dopo mi è venuto in mente che infatti tu avevi detto alle 18.30 c'è la conferenza dei capigruppo, io l'ho saputo dopo che dovevo intervenire come tecnico, quindi era per un po' il motivo della mia mail per individuare eventualmente un'altra data per stare un po' più nel sicuro, ecco, questo è il senso. Poi se magari dopo ci possiamo fermare un attimo, che c'è anche Serena, per condividere una data con il sindaco. Bene, dopo vi fermate e concordate. Cioè, se non, chiedo se ci sono altre comunicazioni, altrimenti... Se non ci sono altre comunicazioni, dichiaro chiusa la seduta. Grazie.